Buongiorno e bentornati sul mio canale. Oggi siamo qui per un'altra ricettina dedicata al carnevale. Questa volta una ricetta direttamente dalle mie adorate Marche. Sto parlando dei buonissimi arancini marchigiani. Si tratta di girelle, dei rotolini di pasta brioche all'arancia fritti. Però non vi preoccupate, perché alla fine del video vi darò anche la cottura in forno, quindi chi vorrà li potrà fare fritti, chi preferisce una cottura un po' più light nel forno avrà comunque le sue indicazioni. Io li friggo, perché una volta l'anno viene carnevale e gli arancini fritti sono più buoni decisamente, quindi vi consiglio di friggerli. Quest'oggi, come in tutte le ricette presenti sul mio canale, utilizzeremo Valentino, la mia adorata pasta madre solida. Qui c'è anche un cuore perché lui mi vuole bene, ma non vi preoccupate se preferite utilizzare Licoli oppure lievito di birra fresco. Nell'info box, nella descrizione qui sotto, trovate le indicazioni per convertire le dosi della ricetta. Ancora una cosa prima di iniziare: date sempre una sbirciatina nell'info box, perché lì trovate tutto l'elenco degli ingredienti dettagliati delle ricette che vi spiego a voce nei video, e trovate anche tanti link utili, come per esempio quello per ordinare i miei libri dedicati al mondo del lievito madre. E detto questo, cominciamo a mettere le mani in pasta per preparare dei deliziosi arancini marchigiani di carnevale. Vediamo quali ingredienti ci occorreranno per questa ricetta. Cominciamo dalla farina: 300 g di farina di tipo 0, 125 g di latte, 30 g di burro, un uovo intero, 50 g di zucchero, un bel pizzicotto di sale e poi 100 g di lievito madre rinfrescato e raddoppiato di volume. Quindi cominciamo, rinfreschiamo il lievito madre, non appena raddoppierà di volume partiamo e iniziamo l'impasto. Anche oggi impasterò a mano per fare contente tutte le farinose che non hanno l'impastatrice, ma se tu all'ascolto ce l'hai, ovviamente puoi utilizzarla. Iniziamo mettendo nella ciotola il lievito madre a pezzi, aggiungiamo anche il latte, lo zucchero, l'uovo e andiamo a sciogliere con cura il lievito madre. Adesso aggiungiamo anche il burro, il sale e la farina e riprendiamo ad impastare. Chi impasta con la planetaria non avrà nessun problema, chi impasta a mano si ritroverà in questa situazione, ok? Non vi allarmate, è tutto previsto. Se non avete dimestichezza con gli impasti appiccicosi, potete usare un pugnetto in più di farina, ok? Quello che io vi consiglio di fare, arrivati a questo punto, è di spostarvi sul piano di lavoro, togliervi l'impasto dalle dita, poi vi consiglio di lavarvi le mani e riprendere la lavorazione con tutta calma. Ovviamente aggiungendo farina l'impasto si indurisce e anche il risultato e la consistenza finale saranno più duri. Se voi con pazienza riuscite a creare il vostro impastino senza aggiungerne, sarà molto meglio. Le mani si sporcano un po', ma come vedete si riesce a lavorare e piano piano si formerà un panetto. Ogni tanto fate una pausa, vi lavate le mani e riprendete l'impasto. Eccolo qui, basta un po' di pazienza ed ecco qua il mio impasto, bello liscio, sedoso, morbido e senza grumi. Eccolo qua. Quando il nostro impasto sarà pronto, formiamo una palla e mettiamola a lievitare in un contenitore leggermente unto. Poi segniamo a che livello arriva l'impasto. Possiamo farlo con un pennarello oppure mettendo un elastico sul contorno del nostro contenitore. Poi copriamo e mettiamolo a lievitare al calduccio. Il nostro impasto dovrà raddoppiare di volume, dopodiché potremo proseguire con la ricetta. Quando l'impasto sarà quasi pronto, prepariamo in una ciotolina 100 g di zucchero e la scorza di due arance grattugiate. Mi raccomando, usiamo arance non trattate. Adesso andiamo a lavorare un po' con la forchetta tutto questo. Ecco qua, questo qui è il risultato che dobbiamo ottenere. Queste mollichelle di zucchero e arancia. Che profumo! Ok, adesso mettiamole da parte e aspettiamo che l'impasto sia pronto. Ecco il mio impasto, bello, lievitato e pronto per la seconda fase della ricetta. Mettiamo un filino di farina sul piano di lavoro e andiamo a rovesciare il nostro impasto sul piano. Ecco qua. Adesso con le mani appena sporche di farina andiamolo ad allargare. Dovremo ottenere un rettangolo. Potete farlo con le mani oppure aiutarvi con un mattarello. Dopo averlo allargato andiamo a distribuire su tutta la superficie la nostra farcitura di zucchero e arancia. Mi raccomando, andiamola a spalmare in maniera uniforme su tutta quanta la superficie. Poi facciamola aderire, andiamo a spingere un pochino in modo che questa farcitura vada proprio ad entrare all'interno dell'impasto.
Quindi facciamo una leggera pressione su tutta quanta la superficie. Adesso, dopo esserci leccati le dita con cura, perché lo so che ve le state leccando, confessate. Guardate che vi vedo, eh. Guardate che vi vedo. Con me potete essere sinceri, tanto non lo dico a nessuno. Dicevo, dopo esserci lavati le mani, cominciamo ad arrotolare il nostro impasto dal lato lungo, in questo modo. Quindi se è un rettangolo, il lato più lungo andiamolo ad arrotolare bello stretto, mi raccomando. Dovremo formare un bel salcicciotto profumato. Adesso chiudiamo bene e andiamo a sigillare la parte finale. Dove sta l'apertura? Andiamo a pizzicare un po' tra le dita in modo da sigillare. Così durante la cottura non si apriranno le nostre rotelline. Quindi sigilliamo bene pizzicando tutta quanta l'apertura. Ok? Ecco qua. Adesso prepariamo qui accanto a noi un pezzo di carta forno. Facciamo tutte rotelle dello spessore di un dito. Basta prendere un filo, passarlo sotto al nostro rotolone e andare ad incrociare e poi a strozzare. Ecco qua. Adesso, come mi avete visto fare in tanti altri tutorial, ritagliamo un pezzetto di carta forno sotto ogni girella, così sarà molto più facile spostarle nell'olio quando saranno lievitate, perché lo faremo prendendole proprio dalla carta forno. Adesso copriamo le nostre girelle con un pezzetto di pellicola, poi mettiamole al calduccio. Se avete una bella copertina potete utilizzarla, altrimenti c'è la mia, e per chi volesse ordinarla c'è il link diretto qui sotto in descrizione. E dopo averle messe al calduccio, lasciamole di nuovo lievitare fino al raddoppio. Eccomi tornata, ecco qua i miei arancini belli incicciottati, pronti per essere fritti. Eccoli qua. Vedete questa cosa qui che è successa? È una cosa del tutto normale se succede anche a voi, perché a contatto con l'impasto, a contatto con l'arancia, lo zucchero si scioglie e si crea un po' questa acquetta dolce che può fuoriuscire, ma non è assolutamente grave, non vi preoccupate. Allora adesso io vi darò tre metodi di cottura. Per chi vuole cuocere gli arancini marchigiani nel forno, potete fare così, potete accendere il forno. Ovviamente per chi li fa nel forno non c'è bisogno di tagliare i quadratini, le potete appoggiare direttamente sulla teglia foderata con carta forno. E le potete cuocere nel forno già caldo in modalità statica a 175 gradi per 15-20 minuti al massimo. Non le fate indurire troppo perché devono venire fragranti, ma devono restare morbide all'interno. E questa è la cottura nel forno, che io non farò, perché queste ricette di carnevale che si fanno una volta l'anno, secondo me vale la pena di farle buone, di farle fritte. E adesso infatti io le friggerò. Vi farò vedere prima la frittura classica e poi vi farò vedere anche la frittura con il coperchio Magic Cooker, perché tante persone che mi seguono hanno i coperchi Magic Cooker e voglio farvi vedere come si friggono gli arancini marchigiani anche con il coperchio Magic Cooker. Cominciamo. Eccomi qui, mi sono spostata sul piano cottura. Allora, qui ho una bella padella piena di olio, mi raccomando, i fritti per essere asciutti e leggeri devono essere immersi nell'olio, quindi mettete tanto olio nella padella, ok? Accendiamo la fiamma al massimo e facciamolo scaldare bene. La prima frittura che vi farò vedere è quella classica. Come vedete ho preparato accanto a me anche un piattino con delle pinze, un piatto con della carta assorbente e poi un piatto da portata dove appoggerò i miei arancini quando saranno pronti. Adesso scaldiamo bene l'olio e partiamo. Il modo migliore per capire quando l'olio è alla temperatura giusta è utilizzare un termometro da cucina come questo. Quando la temperatura sarà arrivata a Roma fanno 20 gradi in questo momento. Quando la temperatura dell'olio sarà arrivata a 170 gradi sarà il momento perfetto per iniziare a friggere. Come vedete è ancora bassa, è più o meno a 60 gradi adesso. Chi non possiede il termometro può fare la prova del mestolo rovesciato. Potete mettere all'interno della padella la parte finale di un mestolo. Quando l'olio sarà abbastanza caldo vedrete salire tutte bollicine intorno al mestolo. Ecco, a quel punto l'olio sarà pronto per accogliere i nostri arancini. Capire quando l'olio è abbastanza caldo è importantissimo, perché
se l'olio è troppo freddo, che cosa succede? La frittura dura tantissimo e diventa unta. I fritti a cuocersi ci mettono molto e alla fine saranno intrisi di olio. Se invece l'olio fosse troppo caldo, che cosa succede? Succede che il fritto intorno si brucia e al centro resta crudo. Quindi l'olio deve essere alla temperatura giusta, né troppo caldo né troppo freddo. Mi raccomando. Qual è la temperatura giusta per i più precisi? 170 gradi. Ma anche senza termometro si può friggere lo stesso, come hanno sempre fatto le nostre mamme e le nostre nonne, giusto? Con l'olio pronto, vedete quello che dicevo? Tutte le bollicine intorno al mestolo? Eccole qui. Possiamo iniziare? Immergiamo gli arancini direttamente con la carta forno. Così. Dopo pochi istanti, facilmente potremo rimuoverla. Ecco qua. A questo serve il piattino che ho appoggiato qui accanto. Ne sto facendo tre per farvi vedere bene, ma ovviamente ne potete fare di più contemporaneamente. Facciamoli ballare nell'olio per un paio di minuti, non serve più tempo. Adesso si cominciano a gonfiare e poi li andremo a girare. Guardate come si stanno gonfiando, si stanno riempiendo di bolle. Qualcuno si potrebbe anche un pochino srotolare. È previsto, non vi preoccupate se succede, è del tutto normale. Adesso sì. Il colore mi piace, guardate quanto si è incicciottato lui, che meraviglia! Un paio di minuti di qua e li possiamo togliere dall'olio. Questi due più brutti sono quelli che erano all'inizio e alla fine del mio rotolo, infatti li friggo per primi perché i primi che mettiamo nell'olio sono sempre quelli più brutti che vengono, quindi io inizio sempre dal primo e dall'ultimo del rotolino, che sono rispettivamente uno e due porelli. Ok, direi che ci siamo, eccoli qua. I primi tre sono pronti, li andiamo, guardate quanto si è gonfiato lui, fantastico, li andiamo a tamponare leggermente qui nella carta assorbente e poi li possiamo mettere sul nostro piatto da portata. Beh, mentre friggo gli altri, io vi vorrei far vedere qui la sofficità di questa cosa qui che ho appena cotto. È caldo caldo, scusate. Ma io non ho proprio resistito, che buoni che sono, così dolcini, soffici, e all'arancia. Oggi ho anticipato la prova assaggio, da quelli che mi guardavano non ho proprio resistito, che buoni che sono, mamma mamma. Questo l'ho tagliato col coltello per farvi vedere un po' gli alveoli all'interno, guardate com'è soffice, mamma mia. È di una bellezza, poi intorno è croccantino e al centro è soffice soffice. Veramente sono una delizia questi arancini. Provateli, ne vale la pena. Ok, sono pronti. E adesso che abbiamo visto la frittura tradizionale, vediamo anche la frittura con il coperchio Magic Cooker, come si fa. Allora, prima di tutto, si mette la padella sul fuoco, si riempie d'olio, si chiude con il coperchio Magic Cooker e si lascia scaldare a fiamma alta finché l'olio non è caldo. Come si capisce la temperatura dell'olio con il coperchio chiuso? Toccandola, ok? Toccando il coperchio. Quando il coperchio è così caldo che non riusciamo a tenere il dito sul coperchio, vuol dire che l'olio è abbastanza caldo. Potete comunque fare la prova con il mestolo, aprendo un attimo e appoggiando il mestolino all'interno per vedere se si formano le bollicine. Quando quindi l'olio è abbastanza caldo, dopo aver fatto queste verifiche, si procede con il coperchio Magic Cooker, si procede così: si spegne il fuoco, si aspetta un secondo, si apre il coperchio, si mettono all'interno i nostri arancini. Mettiamone 5. Ok, togliamo i pezzetti di carta. Poi richiudiamo, riaccendiamo la fiamma al massimo.
Adesso aspettiamo 2 minuti circa, oppure teniamo d'occhio i segnali. Se sentiamo come un rumore di acqua nell'olio, quindi scoppiettare come se dell'acqua fosse caduta nell'olio, oppure se vediamo uscire del vapore dai buchi, vorrà dire che il primo lato dei nostri arancini è pronto, che li dobbiamo girare. Quindi aspettiamo questi due segnali. Vi dico già che all'incirca ci vorranno un paio di minuti. Non apriamo mai il coperchio quando la fiamma è accesa. Nel frattempo sto sgranocchiando l'arancino di prima. Mamma mia, quanto è buono. Sentite questo rumore? Si comincia a sentire uno scoppiettio. Ok, adesso spengo la fiamma, apro e controllo. E infatti erano da girare. Adesso richiudo e lascio la fiamma spenta. Basteranno altri 2 minuti a fuoco spento, in autocottura, si dice così, e i nostri arancini saranno pronti. Andiamo a controllare. Vediamo un po'. Ah sì, anche a fuoco spento si sono cotti. Guardate un po'. Eccoli qua, perfettamente dorati. Ed eccoli qua, i miei bellissimi e buonissimi arancini marchigiani sono pronti da gustare. Adesso li potete servire così, oppure per renderli ancora più sfiziosi e golosini li potete spennellare con una, per esempio con una marmellata d'arancia oppure con del miele. Ecco, vi faccio vedere, quelli tolti dalla frittura e lasciati semplici sono così, un pochino più opachi. Quelli spennellati sono questi qua, che restano un pochettino più lucidini, sono più belli, ma in sostanza sono buoni anche semplici, appena tolti dall'olio. Se non avete mai provato questa ricetta, vi consiglio davvero di provarla, perché è una bomba, è davvero buonissima. E potete anche fare la versione al limone, utilizzando invece delle arance dei limoni, e così saranno i limoncini invece che gli arancini. La prova assaggio l'ho già fatta prima magari farò scorrere su queste mie parole qualche altra foto degli arancini al loro interno. Nel frattempo vi saluto, come sempre vi chiedo, se questa ricetta vi è piaciuta lasciate un bel like qui sotto, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e poi accendete la campanellina per essere sempre informati di tutti i video che posto. Mi raccomando, se volete aiutarmi a far crescere questo progetto farinoso, condividete i miei video, mandateli ai vostri amici su WhatsApp oppure condivideteli sempre su Facebook, così mi aiuterete a farli arrivare a più persone possibile. I miei libri li trovate nell'info box, ho lasciato i link diretti per ordinarli, e sempre nell'info box trovate anche il link diretto di Instagram, di Facebook. Infatti potete seguirmi anche lì, vi basterà cercare Tu Valentina. Mi raccomando, seguitemi. Per oggi credo che sia tutto, vado a sgranocchiare i miei arancini e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao a tutti!